Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti in questo spazio dedicato a voi, in cui vogliamo presentarvi il corso di laurea magistrale in fisica dell'Università del Salento, in modo che al termine del corso di laurea triennale possiate fare una scelta consapevole del successivo percorso di formazione. Il corso di laurea magistrale ha la durata di 2 anni. Non prevede accesso al numero programmato, comprende 3 curricula articolati in più percorsi formativi. Nello specifico, il curriculum di astrofisica e fisica teorica è articolato nel percorso di astrofisica e nel percorso di fisica teorica. I due percorsi formativi non sono nettamente distinguibili e si intersecano in modo da soddisfare le vostre esigenze culturali e di conoscenza. Il secondo curriculum, con percorso unico, concerne la fisica sperimentale delle interazioni fondamentali. Ed infine il terzo, di nanotecnologia, fisica della materia e applicata, è organizzato in due percorsi formativi distinti, il primo in nanotecnologie e fisica della materia, il secondo in fisica applicata. In ogni caso, uno studente può presentare un piano di studi individuale, purché sia coerente con un piano formativo specifico. Nell'offerta didattica è presente inoltre un insegnamento di didattica della fisica, fruibile dagli studenti di tutti i curricula. Molti laureati in fisica, infatti, hanno l'opportunità di inserirsi nel mondo della scuola e non solo come ripiego. E come docenti hanno la responsabilità di orientare e sviluppare il senso critico, il senso di conoscenza e la curiosità nei giovani studenti. L'amore per la fisica nasce infatti spesso da un insegnante che accende la passione nei suoi studenti, l'interesse e il gusto per la conoscenza e la scienza. Come per la laurea triennale, anche per la laurea magistrale, la scuola di alta formazione ISUFI propone un corso di eccellenza integrativo. Corso di licenza con attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio, con caratteristiche di interdisciplinarità, internazionalità e collegialità. Al termine della laurea magistrale, il Dipartimento di Matematica e Fisica garantisce inoltre la preparazione di ricercatori e professionisti di altissima qualificazione in ambiti attinenti ai temi di ricerca in corso presso il Dipartimento di Matematica e Fisica e presso gli enti di ricerca ad esso associati. Questo avviene mediante il dottorato di ricerca in fisica e nanoscienze. Presso l'Università del Salento sono istituiti anche altri dottorati che, pur non afferendo al nostro dipartimento, sostengono comunque attività di ricerca connesse a quelle in esso sviluppate. Non entro nei dettagli degli insegnamenti attivati nel corso della laurea magistrale, in quanto potete trovare tutte le informazioni utili nella sezione didattica della pagina del Dipartimento di Matematica e Fisica, consultando i documenti del manifesto degli studi e regolamento didattico. È estremamente importante sottolineare che tutti i percorsi formativi proposti nell'offerta didattica traggono valore e sono arricchiti dallo stretto legame esistente fra la didattica e la ricerca. È per questo motivo che questa presentazione prosegue illustrando la ricerca scientifica del Dipartimento collegata ai percorsi formativi proposti. I docenti e ricercatori che vi descriveranno le attività di ricerca sono Achille Nucita per astrofisica e fisica dello spazio, Claudio Corianò per fisica teorica, Enrico Junior Schioppa per fisica delle interazioni fondamentali, Marco Mazzeo per fisica della materia e nanotecnologie e Giorgio De Nunzio per fisica applicata.
Per qualsiasi curiosità, informazioni o approfondimenti, potete contattare sia me che i relatori agli indirizzi mail portati in questa slide. Prima di lasciarvi, vi chiedo cortesemente di compilare il form di presenza e, se non lo avete già fatto, il questionario conoscitivo sulle lauree magistrali. Trovate il link nella chat di questo team. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Buon pomeriggio ragazzi, io sono Achille Nocita e quest'oggi vi parlerò del gruppo d'astrofisica che consiste di un certo numero di persone che lavorano come staff, più un certo numero di dottorandi che ci aiutano nella nostra attività di ricerca e un certo numero di ragazzi, di studenti che come voi hanno raggiunto il termine del proprio percorso di studi. Che ci aiutano nelle nostre attività di ricerca, più altri ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che da un po' di tempo ha aperto una sede qui presso l'Università del Salento e della prima sede universitaria dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Sostanzialmente l'astrofisica fa differenti cose. Una delle attività di ricerca è quella dell'astrofisica delle alte energie che si occupa di utilizzare i dati provenienti da satelliti X quali Chandra, XMM, Newton, per studiare l'emissione in alta energia nella banda dei raggi X e dei raggi gamma e applica queste osservazioni per lo studio di sistemi binari galattici che contengono oggetti compatti quali nane bianche, stelle di neutroni o piccoli buchi neri. Esiste poi un'attività di ricerca che è quella dell'astrofisica teorica e della fenomenologia, che si occupa dello studio della materia oscura e del microlensing gravitazionale, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista osservativo. E una delle grandi tradizioni dell'astrofisica leccese è quella dell'astrofisica osservativa, con lo studio in diverse bande dello spettro elettromagnetico di regioni di formazione stellare e di diverse classi di stelle giovani, utilizzando sia telescopi da Terra che telescopi in orbita intorno alla Terra. E per finire, ma non per ultima, il gruppo di astrofisica che si occupa di planetologia, con lo sviluppo di strumenti utilizzati poi da alcune delle missioni planetarie sviluppate dall'Agenzia Spaziale Europea, e si occupa anche dello studio spettroscopico di dati di laboratorio acquisiti da questi strumenti che sono ancora in orbita intorno a Marte, Venere o che si progetta spedirli verso Giove. Ops, pardon. Qui vi ho elencato un po' di missioni di grande successo in cui ha partecipato il gruppo di astrofisica di Lecce. Tra cui appunto Mars Express, Venus Express e Rosetta, che è il primo satellite ad essere stato spedito e ad essere atterrato su una cometa, in cui vi era un po' di tecnologia leccese. E queste alcune delle missioni sulle quali stiamo attualmente lavorando, JUICE, che si occuperà di osservare le lune ghiacciate di Giove, per intenderci le lune, i satelliti galileiani, e Euclid, che invece è una delle missioni di grande importanza per l'Agenzia Spaziale Europea. Attualmente noi ci occupiamo della scrittura e del mantenimento di alcuni codici di simulazione ufficiale in ELVIS e in Magema all'interno del consorzio di Euclid. Per inciso, ci stiamo anche occupando della preparazione della survey di microlensing gravitazionale che Euclid farà alla fine della missione. Possibilmente Euclid partirà nel 2022 e quindi tra un anno incominceremo a ricevere i primi dati. Detto ciò, ci stiamo preparando anche per il futuro e quindi stiamo sviluppando la tecnologia per Teseus e per ExoMars 2022, che è un'ulteriore missione che andrà in orbita intorno a Marte. Ora, per parlarvi un po' dell'attività di astrofisica, ho scelto Euclid perché mi stava un po' più a cuore, perché la maggior parte del team di astrofisica è attualmente impegnato su Euclid. Cosa farà Euclid? Cercherà di studiare
cos'è la materia oscura e cos'è l'energia oscura, perché di tutto ciò che è contenuto nell'universo noi facciamo parte soltanto del 5%. Il restante 95% di tutto ciò che è contenuto nell'universo è incognito e si divide in una grande incognita che è la materia oscura e in un'incognita ancora più grande che è l'energia oscura. E per misurare e capire cosa sono queste materia oscura ed energia oscura si utilizzerà un fenomeno che è detto di lente gravitazionale, cioè la deflessione della luce quando la luce passa vicino ad un oggetto molto massivo. Più è massivo l'oggetto, ad esempio come una galassia o un insieme di galassie, tanto più forte l'effetto di lente gravitazionale. Ma in realtà si può parlare di lente debole quando la deflessione della luce non produce immagini multiple, ma delle piccole deformazioni nelle galassie osservate. Ovviamente per far questo Euclid non ha bisogno di osservare soltanto una galassia, ma ha bisogno di osservare miliardi di galassie in modo da identificare dei pattern, dei percorsi tipici degli orientamenti delle galassie e studiando i quali è possibile risalire alla quantità di materia oscura ed energia oscura che è contenuta all'interno della lente gravitazionale che sta deflettendo la luce. Questa è una delle nostre attività di ricerca sulle quali siamo impegnati quasi all'80-90% attualmente. Questi sono i corsi che sono offerti, che Astrofisica offre durante la laurea magistrale nel percorso di Astrofisica e Fisica Teorica con elementi di astronomia ed astrofisica, astronomia, astrofisica, relatività generale, planetologia, un laboratorio di astrofisica che consiste nell'analisi delle immagini attraverso la scrittura di codici per l'analisi delle immagini e lo studio di spettri come acquisiti in laboratorio e poi astrofisica teorica con tutto ciò che riguarda un'applicazione della relatività generale agli oggetti compatti, più un certo numero di corsi di dottorato che possono essere offerti a chi tra di voi avrà interesse poi a proseguire nell'attività di ricerca in un futuro. Come ha detto Maria Luisa all'inizio, tutti noi siamo disponibili per eventuali contatti in modo da darvi maggiori approfondimenti al riguardo. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Claudio Corianò e faccio parte del gruppo teorico di gruppo di fisica teorica Dipartimento di Fisica. Coordino anche il dottorato di ricerca in fisica e nanoscienze. Cercherò di darvi delle informazioni essenziali, poi coloro che sono interessati sono pregati di contattare me o i miei colleghi. Praticamente siamo un gruppo di 6 persone, Luigi Martina, Matteo Beccaria, Luca Girlanda, Giulio Landolfi, Daniele Montanino e me medesimo. E i temi di ricerca che copriamo sono anche abbastanza ampi, coprono la teoria dei campi, parte delle teorie delle stringhe, fisica non lineare, applicazioni di queste teorie. Poi ci sono interessi in cosmologia, in teorie conformi gravità quantistica, in fisica nucleare e in fisica del neutrino e astroparticellare. Come gruppo siamo anche molto presenti nell'insegnamento sia a livello del corso di laurea della triennale e della magistrale, nella magistrale corsi di teoria dei campi, meccanica statistica, metodi, fisica delle interazioni forti, fisica teorica delle interazioni delle particelle elementari. Ecco, devo dire che il contenuto dei corsi è fortemente ancorato all'attività di ricerca, perché pensiamo che la ricerca sia poi alla base anche dell'insegnamento. Ora, solo alcune osservazioni per dirvi che, appunto, contrariamente a quello che magari uno possa pensare quando non è in ambito accademico, pensare a formazione teorica non sia una formazione spendibile. Invece questo è errato, perché è fortemente spendibile se le persone lavorano molto bene in questo settore, non solo nel mondo della ricerca ma anche nelle attività collaterali. E tenete conto del fatto che il numero limitato di studenti che noi abbiamo rispetto a magari ad altre università, altri dipartimenti, ci permette di avere un rapporto molto diretto con lo studente, può avere un rapporto molto diretto col docente, e infatti molti sono i casi di successo. Vi ho elencati alcuni, ci sono tanti studenti che sono passati nel corso degli ultimi anni dalla nostra laurea magistrale e che hanno avuto delle carriere a livello internazionale di successo. Penso, non so, Francesca Caloro per esempio, o
Luigi Delle Rose, Sandro Sosso, Alessandro Caffarella, insomma, avrete modo di, parlando con noi, di capire che insomma, le interazioni con il resto del mondo sono molto forti. Abbiamo avuto studenti che abbiamo inviato a Cambridge, studenti che sono diventati docenti in altre università. Vi porto alcuni esempi, per esempio Emanuele Di Mastro Giovanni, una mia ex studentessa, tra l'altro di Leverano, diventata professoressa a Sydney, un altro studente, il nostro studente Marco Guzzi, è professore ad Atlanta, dottor Antonio Moro è professore associato a Northumbria in Inghilterra, lo stesso Sandro Sozzo, anche lui in Inghilterra. Quindi insomma vedete che c'è una, diciamo, una forte interazione, diciamo è un lavoro che viene visto bene anche fuori. I ragazzi che si formano da noi, sia a livello di laurea e poi eventualmente dottorato, fanno carriera, quindi ci sono risultati sia all'interno del mondo accademico che fuori del mondo accademico. Vi mostro soltanto un flash dei lavori che vengono scritti, che variano dalla fisica nucleare alla fenomenologia dei neutrini, per esempio, oppure applicazione alla fisica dei cristalli liquidi. Quindi c'è un'interazione molto forte tra i vari settori, e notate anche il numero fortissimo ed elevato di citazioni che alcuni di questi lavori ottengono, per esempio addirittura più di 200 citazioni, che non è una cosa normale nel nostro settore. E l'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che, essendoci un'interazione molto diretta fra i docenti e lo studente, gli studenti nel percorso di laurea e poi nel dottorato sono di successo, cioè arrivano a scrivere addirittura 18 lavori nel periodo dottorale nell'Università del Salento, nel nostro gruppo, se lavorano per bene, mentre nelle altre università al più arrivano a 3 o 4 lavori, ma proprio se sono veramente bravi. Questo significa che gli studenti diventano molto importanti e l'impatto del lavoro si vede anche fuori. Qui mostro solo un esempio, non lo mostro perché sono dei lavori che ho scritto io, ma perché c'erano gli studenti coinvolti. Pensate, questi sono lavori... Claudio, scusa, forse stai mostrando delle slide che non si vedono, perché non so se hai condiviso qualcosa. Perdonami se ti ho interrotto, però... Io ho condiviso, ma non si vede niente. Io ho condiviso. No, non è condiviso. Adesso state vedendo? Oh, adesso, un attimo. Ora sì, qualcosa. Se riuscite a vedere? Ora sì, il tuo schermo lo si vede. Allora... Sì. Ok, adesso vedete, spiace, ma avreste dovuto dirmelo prima, non me ne ero accorto, io pensavo che fosse andato. Quindi, va bene, dicevo che questi erano gli insegnamenti, ritorno su quello che avevo detto, ci sono un certo numero di persone che sono uscite da questo gruppo, un certo numero sono diventati già professori in università internazionali, e i lavori che sono stati presentati negli ultimi anni sono molto variegati, copiano la fisica dei cristalli liquidi, le oscillazioni di neutrino, la fisica nucleare e così via. Quindi se avete bisogno di discuterne con noi siamo a disposizione. E l'attività dei lavori, i lavori scritti dai ragazzi sono notevoli, arrivano con un portafoglio di lavori significativo per avere possibilità postdoc, quindi significa che sono molto, molto seguiti. E l'ultima cosa che vi mostro e ho finito, cioè per esempio vi sono dei lavori importanti che sono usciti negli ultimi anni, vedete firmati da università importanti tipo la Columbia, Harvard University, e citano per esempio 5 lavori scritti nei nostri gruppi, quindi da studenti dell'Università del Salento. Io penso che questo sia una cosa molto importante. Poi siamo molto attivi nell'organizzazione di scuole, abbiamo avuto degli incontri internazionali adesso sul web, data la pandemia, di successo con premi Nobel che sono intervenuti, e nelle scuole che organizziamo si iscrivono ragazzi che vengono da istituzioni di tutto rilievo a livello internazionale. In più organizziamo anche delle conferenze su oscillazioni di neutrino e anche sulla fisica interazioni forti. Quindi alto tasso di produttività, rilevanza internazionale della ricerca, inserimento degli studenti su tematiche importanti, acquisizione, possibilità di acquisire strumenti computazionali avanzati, assegniamo tesi di ricerca avanzate su tematiche di ampio spettro, a seconda degli interessi dei ragazzi, forte esposizione a collaborazioni internazionali su tematiche di grande interesse. E ultimo, ma veramente importante, c'è la possibilità di essere inseriti in un programma dottorale sia in ambito locale che internazionale. Più informazioni sulle nostre pagine web.
Ok, buonasera a tutti, io sono Enrico Schioppa e vi darò una piccola introduzione riguardo il curriculum di fisica delle interazioni fondamentali. Allora, innanzitutto che cosa sono queste interazioni fondamentali? Beh, sono quelle che ci hanno insegnato anche a scuola. L'interazione forte, che è quella che spiega come fa un nucleo atomico a tenersi insieme, l'interazione debole, che spiega una buona parte dei decadimenti che osserviamo in natura e che es volendo estrapolare, diciamo, più in grande, spiega anche alcune cose come per esempio perché e come le stelle bruciano nel modo in cui lo osserviamo. L'interazione elettromagnetica che conosciamo tutti, non ha bisogno di spiegazioni, e poi anche l'interazione gravitazionale è arcinota a tutti, magari un po' meno nota nelle sue diciamo, manifestazioni più esotiche come ad esempio buchi neri. Quindi queste sono le interazioni fondamentali che ci hanno insegnato anche a scuola. Quello che magari non tutti sanno è che tre di queste interazioni fondamentali, l'interazione forte, l'interazione debole e l'interazione elettromagnetica, per quanto ne sappiamo oggi, possono essere ben descritte all'interno di un'unica cornice teorica. E quindi la fisica moderna ha a disposizione questo strumento. Questo cosiddetto modello standard delle particelle elementari che incorpora queste tre interazioni e le descrive in un modo unico. Allora, secondo questo modello, la materia che conosciamo è formata da un certo numero di quelli che noi tecnicamente chiamiamo campi fondamentali, ma che i più conoscono come le particelle elementari, tra cui per esempio quelle che già conosciamo tutti, ad esempio l'elettrone. Per quanto ne sappiamo oggi, in realtà esiste un po' più rispetto all'elettrone, esistono un mucchietto di particelle elementari e queste particelle interagiscono tra di loro attraverso queste interazioni fondamentali nei modi descritti da questo modello standard. L'unica cosa, diciamo l'unico problemino se vogliamo, è che già sappiamo che questo modello, nonostante abbia avuto e continua ad avere un grande successo, è in realtà incompleto. E quanto sia incompleto, in realtà l'abbiamo anche già in qualche modo stabilito, siamo riusciti a quantificarlo. Ad esempio, volendo citare un fenomeno che è già stato citato dal mio collega Achille Nucita, noi già sappiamo che questa teoria può descrivere soltanto il 4 o il 5% dell'universo conosciuto, mentre sappiamo già che il restante 95-96% è costituito da qualcosa che ancora non abbiamo mai visto e che quindi stiamo ancora continuando ad indagare. Un altro motivo che ci spinge a continuare a fare ricerca nella fisica delle interazioni fondamentali è il fatto che questo tipo di esperimenti ci permettono di rimettere in qualche modo la materia nelle condizioni in cui si trovava all'inizio dell'universo, quindi una minima frazione di secondo dopo il Big Bang. E quindi in questo modo abbiamo la possibilità di studiare veramente a casa nostra, in laboratorio, come ha avuto origine e si è sviluppato nei primi momenti il nostro universo. Ora, come facciamo a fare queste cose? L'ingrediente fondamentale che ci serve per appunto creare nuove particelle che potrebbero per esempio essere attribuite alla materia oscura oppure per rimettere la materia nelle condizioni in cui si trovava oltre 13 o 14 miliardi di anni fa, questo qua si può fare mettendo tantissima energia in un unico punto dello spazio. E questo qua si fa accelerando particelle e facendole per esempio scontrare tra di loro. E ci sono fondamentalmente due modi per raggiungere questo obiettivo. Uno è sfruttare le particelle che vengono già accelerate nello spazio da processi naturali, i cosiddetti raggi cosmici. L'altro è fare questa cosa in laboratorio, ossia costruire delle macchine che accelerino le particelle ad alte energie e poi convertano tutta questa energia cinetica in energia termica o massa e quindi nuove particelle e quindi ci permettono appunto di accedere a questi nuovi fenomeni che vogliamo studiare. Quindi uno studente che inizia a intraprendere una carriera o comunque un piano di studi in fisica delle interazioni fondamentali
inizia ad avere, diciamo, un quadro teorico su quello che accade nel mondo delle particelle elementari, ma inizia anche a familiarizzarsi con gli strumenti tipici di questo, diciamo, della parte sperimentale della fisica delle particelle, che sono tipicamente gli acceleratori di particelle e i rivelatori di particelle, ossia quegli strumenti che ci permettono di, primo, fornire alle particelle elementari delle energie tali da poterci permettere di studiare questi nuovi fenomeni, e secondo, di fare una fotografia in qualche modo di queste interazioni fondamentali nel momento in cui avvengono. Ovviamente tutto questo è inquadrato anche all'interno dell'attività di ricerca che viene svolta nel nostro dipartimento, e il nostro dipartimento è storicamente, e continua ad esserlo, molto diciamo, importante anche dal punto di vista internazionale in questo tipo di ricerca. Il dipartimento è coinvolto, è stato e continuerà ad essere coinvolto in esperimenti in fisica delle interazioni fondamentali, che sono poi quelli di primaria importanza sul livello internazionale. C'è anche un altro strumento tipico che noi, che facciamo questo mestiere e che lo insegniamo a voi studenti, utilizziamo ogni giorno, che sono tutti quegli strumenti connessi alla possibilità di analizzare l'enorme mole di dati prodotti dai nostri esperimenti. Parliamo di rivelatori di particelle, per esempio, che producono terabyte di dati al secondo. L'unico modo che abbiamo per analizzare tutti questi dati e quindi andare a cercare, per esempio, l'esistenza di una nuova particella è utilizzare strumenti molto avanzati di calcolo computazionale. Ormai è anche, diciamo, una prassi abbastanza consolidata, uno strumento che utilizziamo tutti i giorni è la famosa intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, uno studente che intraprende un percorso di studi nell'ambito della fisica delle particelle, delle interazioni fondamentali in generale, è uno studente che acquisirà anche molte competenze in termini di analisi statistica di dati, big data se vogliamo, e intelligenza artificiale. Il tutto, come ho anche già anticipato, è immerso in una cornice molto internazionale. Questi esperimenti, la maggior parte di loro sono esperimenti molto grandi, non necessariamente dal punto di vista fisico, anche se molti di loro sono veramente anche fisicamente grandi, ma grandi anche nel senso della collaborazione, del numero di scienziati, tecnici, ingegneri che serve per costruirli e poi farli funzionare, eccetera, eccetera. L'università, il dipartimento è immerso continuamente in questa cornice internazionale, e già uno studente che per esempio inizia a svolgere una tesi di laurea in questo ambito è subito immerso in questa cornice internazionale e si trova abbastanza presto a interagire con i suoi colleghi, i nostri colleghi, anche i suoi coetanei, a livello internazionale. Anche questo può avere una ricaduta che è spendibile anche al di fuori della ricerca, dal momento in cui la maggior parte delle tecnologie che noi sviluppiamo per fare i nostri esperimenti e per mandare avanti il nostro tipo di ricerca, anche storicamente, ha sempre trovato delle applicazioni anche al di fuori della ricerca. Pensate per esempio a tutta la medicina nucleare, alla fisica medica e tutte le applicazioni in cui si usano le stesse tecnologie che usiamo noi, particolarmente acceleratori e rivelatori di particelle, ma anche tutte le tecniche di calcolo. Pensate per esempio che il WWW è stato inventato al CERN di Ginevra dai fisici delle particelle che avevano bisogno di fare l'analisi dei loro dati. Quindi uno studente che si forma all'interno di questo ambito ha sicuramente delle capacità che sono molto ben spendibili anche al di fuori della ricerca fondamentale. Quindi, giusto per avere un quadro finale, questo qua è un elenco un elenco visivo degli esperimenti in cui è coinvolto il nostro dipartimento. E come vedete anche da questa slide, come anticipavo anche prima, sono degli esperimenti molto importanti, inseriti in un contesto internazionale molto ampio, e di cui Unisalento, e il nostro dipartimento in particolare, in cui ha un ruolo anche molto importante. Quindi vi ringrazio, se avete più domande potete contattarmi o i miei colleghi, e lascio la parola
al prossimo collega. Allora, diciamo, buon pomeriggio, vi illustrerò il percorso di nanotecnologia e fisica della materia. Dunque, allora, l'aspetto fondamentale è che da comprendere è che le nanotecnologie si basano sostanzialmente sullo studio di base e poi anche sulla ingegnerizzazione di proprietà fisiche nuove o in taluni casi emergenti, che sono sostanzialmente dovute ai cambiamenti di scala. Quindi ogni volta che c'è un cambiamento di scala, naturalmente le leggi fisiche possono operare o cospirare in taluni casi in modo tale da far emergere sostanzialmente delle caratteristiche completamente nuove. Il tipico cambiamento di scala riguarda proprio le dimensioni spaziali che poi danno effettivamente la parola alle nanotecnologie. Quindi ad esempio se si va al di sotto dei 100 nanometri, intorno alle decine o appunto frazioni di centinaia di nanometri, sostanzialmente si è in un range, in un intervallo diciamo spaziale in cui non solo la natura opera ad esempio a livello biologico, pensate alle molecole di tipo proteico, all'RNA o al DNA, ma a quelle scale sostanzialmente possono avvenire tutta una serie di nuovi fenomeni causati ad esempio dal confinamento quantistico, come ad esempio accade nei famosi materiali bidimensionali, sicuramente avrete sentito parlare ad esempio del grafene. Di recente anche è nata una disciplina che è la biologia quantistica, che cerca appunto di indagare su queste scale il ruolo della meccanica quantistica ad esempio sulle strutture biologiche. Per non parlare poi delle cosiddette nanoparticelle di tipo ottico, di tipo diciamo magnetico, poi ne vedremo alcuni esempi, che hanno una grandissima rilevanza soprattutto nel campo ad esempio della nanomedicina ad esempio, oppure dell'ottoelettronica. Ecco, qui solo le dimensioni spaziali sono già sufficienti per produrre tutta una serie di fenomeni completamente nuovi che non si hanno alla macroscala. Però ci sono altre tipologie di parametri che possono determinare cambiamenti sulle caratteristiche, ad esempio, dei materiali o dei sistemi, come ad esempio il numero delle particelle o il numero dei sistemi che interagiscono. Se sono molto poche, ad esempio, si possono avere sistemi a singoli oggetti quantistici che sono molto utili, ad esempio, nella computazione quantistica per la realizzazione, ad esempio, dei famigerati computer quantistici, oppure sistemi mesoscopici che sono costituiti da un certo numero, non troppo piccolo, ma nemmeno troppo grande, di sistemi e che danno origine appunto a delle strutture che possono mostrare nuovissime proprietà, tipo fluidità quantistica e viscosità quantistica e quant'altro. E poi c'è anche l'entità dell'interazione come parametro, che se aumentano, come nel caso ad esempio delle interazioni di tipo elettromagnetico, possono dare origine in certi casi a nuovi stati della materia, come i polaritoni, che sono un mix tra luce e materia, ai plasmoni, ai cosiddetti magnoni, oppure ai condensati di Bose-Einstein. Ecco, come vedete quindi, io 20 anni fa eravamo partiti con le nanotecnologie che consideravano solo una dimensione, 20 anni dopo ci siamo ritrovati con tutta una serie di altri cambiamenti di scala, che possono avere tutta una serie di ricadute importantissime e ci terrei a sottolineare in particolare una delle più importanti che potrebbe essere quella su cui stiamo puntando molto nel nostro paese con quest'ultimo governo, in particolare circa la transizione ecologica. Qui le nanotecnologie possono naturalmente dire tantissimo. Adesso io vi illustrerò un po' le attività di ricerca che vengono fatte in quest'ambito, quindi in questo campo, nel nostro dipartimento e andrò un po' veloce diciamo sui vari laboratori perché ce ne sono un bel po' e quindi perdonatemi se andrò veloce, poi naturalmente potete contattare le persone di riferimento che potete in tutte le slide trovare intanto come riferimenti visuali in alto a destra e poi come contatti mail a sinistra. Allora iniziamo dal laboratorio di ablazione laser in cui sostanzialmente si ha una camera da vuoto all'interno della quale si trova sostanzialmente un target che viene investito da radiazione tipicamente ultravioletta, ma potrebbe anche essere infrarossa, impulsata. Allora, questi impulsi laser determinano sostanzialmente una sublimazione del target e il materiale va a depositarsi su un substrato, su un vetrino che può anche essere messo in rotazione.
Il vantaggio di questa tecnica è che intanto è una tecnica conforme, quindi si adatta a tutte le possibili superfici ed è possibile realizzare, diciamo, depositare film ultra sottili. E qui il cambiamento di scala, ad esempio, è nello spessore. Avere degli spessori nanometrici può aiutare appunto ad ottenere tutta una serie di fenomeni, quali il confinamento. E infatti il gruppo in questione realizza ad esempio film sottili di materiali per semiconduttori, per applicazioni per la fotonica e l'optoelettronica, oppure strati per convertitori per la rilevazione di neutroni termici, o addirittura film diamond-like carbon per rivelatori nucleari, quindi in forte collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Poi c'è il laboratorio di fotonica, all'interno del quale c'è una serie di equipment, in particolare, ve ne cito solo alcuni, il laser impulsato ad azoto, che attraverso, diciamo, una strumentazione criogenica consente sostanzialmente di poter fare una serie di indagini, tra cui ad esempio andare ad analizzare l'emissione stimolata di alcuni materiali semiconduttore di nuova generazione. Questo è un laser naturalmente diciamo impulsato, attraverso cui è possibile produrre una, diciamo, tutta una serie di fenomeni fisici all'interno di film che hanno uno spessore di qualche centinaio di nanometri e che poi possono essere diciamo indagati attraverso microscopia confocale risolta spazialmente fino al limite diffrattivo. Tra le varie ricerche in essere, diciamo, c'è ovviamente lo studio naturalmente dell'emissione stimolata in semiconduttore, che è appunto la spettroscopia ad alta risoluzione di cui vi parlavo prima, su tutta una classe di materiali che vanno dalle perossiti ai materiali polimerici, nanocristalli e via dicendo, con una serie di ricadute molto interessanti perché si possono realizzare ad esempio amplificatori ottici. Gli amplificatori sono, diciamo, quei dispositivi che tipicamente trovate nei laser, attraverso cui è possibile amplificare la luce e renderla coerente, però realizzandole all'interno di strutture diciamo tipo nanofibre polimeriche realizzate ad esempio per elettrospinning. Qui vedete alcuni esempi, diciamo, di lasing in queste strutture, oppure un classico film polimerico che appunto emette luce laser. Poi c'è il laboratorio, diciamo, di dispositivistica organica, di LED organici, all'interno dei quali, in collaborazione col CNR Nanotech di Lecce, abbiamo una linea di produzione di dispositivi elettroluminescenti, di dispositivi LED realizzati con materiale, diciamo, polimerico o molecolare, e questa consiste sostanzialmente in una serie di camere ad alto vuoto. E poi, diciamo, una serie di sistemi di caratterizzazione tipo un ellissometro ad alta risoluzione per l'analisi delle costanti ottiche. Tra le varie ricerche che facciamo, uno degli obiettivi è quello, ad esempio, di andare a vedere come si comportano alcune classi di semiconduttori o di materiali organici all'interno di due specchi realizzati in vario modo, anche attraverso la realizzazione di ossidi alternati. Bene, quello che accade è che sostanzialmente quando l'accoppiamento tra luce e materia viene spinto oltre un certo livello, si producono nuovi stati della materia di tipo quantistico, appunto, ve ne accennavo prima, chiamati polaritoni, che in qualche modo sono una sorta di ibrido tra un fotone e un eccitone, tra luce e materia. E questo ovviamente determina tutta una serie di nuove proprietà in cui si può studiare ad esempio l'elettrodinamica quantistica di cavità, o si possono realizzare una serie di dispositivi elettroluminescenti, diciamo, di nuova generazione, incluso anche eventualmente OLED e LED, diciamo, realizzati su supporto flessibile e trasparente. Quindi si va dalla parte sperimentale fino all'applicazione. Poi c'è un laboratorio, sempre al CNR Nanotech, di fotovoltaico ed elettrocromico, all'interno del quale si producono dispositivi intelligenti, come finestre intelligenti, che hanno una caratteristica, quella sostanzialmente di poter gestire la luce e il calore che possono entrare all'interno di una stanza, e possono anche produrre energia, perché i materiali polimerici, o a base anche in questo caso di perossite che vengono realizzati, possono essere integrati all'interno di celle solari semitrasparenti all'interno delle strutture di vetro. Questo può sembrarvi, diciamo, tutta una serie di dispositivi ingegneristici, ma all'interno delle nanotecnologie dovete un attimo avere in mente che non vi è una, diciamo, una distinzione netta, se volete,
tra le varie discipline. Anzi, noi supportiamo molto l'integrazione tra le discipline perché crediamo molto che la multidisciplinarità sia fondamentale per produrre naturalmente qualcosa di nuovo. Ecco, le finestre intelligenti si situano esattamente in questa posizione. Poi abbiamo un laboratorio di nanobiotecnologie, nanomedicina e nanobioelettronica, in cui potete trovare una serie di strumentazioni come microscopi confocali integrati con microscopi a forza atomica, microscopi a scansione tunnel e via dicendo, per tutta una serie di ricerche molto interessanti, tra cui ricerche che intanto si trovano al confine con la biologia, da cui la multidisciplinarità che vi dicevo. All'interno della quale, ad esempio, si possono studiare variazioni sulle proprietà meccaniche cellulari che possono essere, ad esempio, indotte proprio dalla nanostrutturazione dei substrati su cui le cellule vengono depositate. E proprio qui, ad esempio, interviene la microscopia confocale integrata con la microscopia a forza atomica. Però si fanno anche ricerche su nanoparticelle per il rilascio, ad esempio, controllato di farmaci. Pensate a quanti vantaggi possono produrre appunto in nanomedicina delle particelle di dimensione nanometrica che possono rilasciare evidentemente dei farmaci in modo localizzato, ad esempio per l'oncologia. Oppure nanoparticelle di tipo plasmonico, sempre per applicazioni nella nanomedicina. E infine si studiano proprietà molecolari sulla nanoscala, in particolare per l'elettronica molecolare e biomolecolare. Quindi l'idea di utilizzare ad esempio delle strutture biologiche integrate appunto nell'elettronica, ad esempio nell'elettronica flessibile. Poi vi è infine un laboratorio di spintronica e sensoristica all'interno che rientra diciamo all'interno di una rete europea, di un'infrastruttura europea sul magnetismo e all'interno del quale ci sono una serie di strumentazioni di nuova generazione come ad esempio magneti superconduttori crionogenici che con campi magnetici di intensità intorno a 10 Tesla e quindi molto potenti da questo punto di vista e all'interno dei quali si può spingere la temperatura fino ad alcune centinaia o decine di millikelvin. Questo per far appunto abbassare la temperatura a livelli tali da poter iniziare a vedere anche fenomeni di coerenza particolari. Il tutto viene poi analizzato all'interno di probe station criogeniche, sempre alle radiofrequenze. Tra le varie ricerche, nanoelettronica, spintronica e magnonica, nanomagnetismo e sensoristica, e la bon chip, in particolare qualche parola la vorrei spendere proprio sulla spintronica perché è interessante lo studio che si possono fare ad esempio sugli spin dei singoli elettroni che vengono controllati a seguito di un'iniezione controllata mediante diciamo elettrodi ferromagnetici di un certo tipo e attraverso il controllo dell'orientamento e degli accoppiamenti tra questi spin è possibile costruire delle porte logiche diciamo di nuova generazione. Ora, tutte queste attività di ricerca dovete tenere in conto appunto che sono legate strettamente ai corsi di studio che abbiamo pensato per questa laurea magistrale. Quindi quali sono i corsi? Faccio una carrellata di 30 secondi. Intanto abbiamo i corsi di crescita e nanofabbricazione della professoressa Caricato e il corso di fisica della materia e nanosistemi del professor Martino. Poi abbiamo il corso di tecniche spettroscopiche, sotto vedete una serie di libri non casuali, sono quelli che vengono usati nei corsi, del professor Marco Anni. Poi abbiamo un corso di fisica dei laser del professor Ferdinando De Tomasi. Poi queste slide naturalmente vi verranno probabilmente rilasciate, potrete vedere gli elementi del corso all'interno delle stesse slide o contattare le persone. Poi c'è il mio corso di ottica quantistica. E infine fisica dei semiconduttori, tenuto dalla professoressa Rinaldi, che ha anche poi un altro corso, un corso di biofisica, sempre alla magistrale, e infine corso di nanoelettronica del professor Marucci. Ovviamente tutte queste ricerche sono in stretta collaborazione con enti di ricerca, tra cui il CNR Nanotech e il CNR IMM di Lecce, oltre che ovviamente partner diciamo sia industriali che di ricerca di tipo internazionale. Per ogni domanda poi a disposizione. Allora tolgo la condivisione e lascio la parola a Giorgio. Grazie, buonasera a tutti, spero che l'audio si senta, visti i problemi che stavo avendo con il microfono.
Io sono Giorgio De Nunzio, vi darò qualche dettaglio sulle attività, sulle linee di ricerca, sulla didattica del gruppo di fisica applicata. Naturalmente giusto qualche dettaglio, qualche esempio, perché di cose da dire ce ne sarebbero tante, però vediamo un po' se nel tempo a disposizione riesco a dare un po' un'idea. La fisica applicata è fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina, quindi è una fisica che ha proprio come vocazione l'idea di uscire dal laboratorio, andare incontro alle altre discipline, in qualche modo permettere alle altre discipline risultati e progressi che altrimenti sarebbero probabilmente impensabili. Vediamo un po' qualcosa, i nomi che vedrete scritti in alto a destra sono solo indicativi sulle principali persone che fanno da riferimento per le varie attività, ma ovviamente tutte queste attività nascono da collaborazioni sia all'interno del gruppo sia con l'esterno a livello nazionale e internazionale, quindi sono giusto dei nomi come punti di riferimento per voi se voleste avere informazioni in più. Allora, il CEDA del Centro di Fisica Applicata, datazione e diagnostica, vedete qui una foto del laboratorio che contiene l'acceleratore di particelle e le attività che vi si svolgono sono tantissime, sono elencate in basso a destra, vedete, sono attività relative alla scienza dei materiali, alla fisica per i beni culturali, fisica per le scienze ambientali, applicazioni biomediche e così via. Vedete per esempio in alto a sinistra una linea di datazione per il carbonio 14. Queste linee di datazione sono estremamente interessanti per le varie applicazioni che hanno, ovviamente in archeologia, ma anche in scienze forensi, per esempio, per andare a individuare il periodo a cui appartiene un reperto interessante dal punto di vista legale. In basso a sinistra vedete la caratterizzazione di materiali di interesse dei beni culturali, per esempio, con analisi con fasci ionici. Quindi ci sono tantissime applicazioni, tantissime attività che rientrano nelle attività di ricerca del centro. Vedete qui alcune altre attività interessanti, per esempio, che riguardano nanotecnologie. Abbiamo lo sviluppo di nanovettori per il rilascio controllato di principi attivi. Quindi il discorso che è già stato richiamato nel precedente talk è la possibilità di rilasciare, per esempio, un farmaco nella zona dove esso è veramente necessario. Oppure vedete qui a destra, sempre nella stessa slide, vedete la rimozione di inquinanti dall'acqua. In tutte queste attività, tra l'altro, ha una parte molto importante la microscopia elettronica, quindi vedete ci sono tantissime immagini di microscopia elettronica perché essa è alla base di una serie di tecniche che sono poi utilizzate per lo sviluppo di queste attività di ricerca. Vedete qui poi il discorso della sensoristica è anche molto avanzato, sensori di tantissimi tipi e con tantissime applicazioni, e vedete qui per esempio anche la possibilità di creare dei nanoattuatori, quindi non soltanto dei sensori ma anche degli attuatori, in questo caso di dimensioni tali da poter essere utilizzati in punti ben specifici, per esempio di un tessuto. Vedete a destra c'è un nano heater, quindi un riscaldatore in una zona ben delimitata, molto piccola, di un tessuto, allo scopo ad esempio di distruggere un tessuto malato. Quindi tantissime applicazioni anche per la medicina. Ancora applicazioni di sensori, questa è biosensoristica, si prendono come modello le biomolecole che possono essere proteine, macromolecole come DNA ed RNA, e lo studio di questo tipo di sensori, quindi sensori che hanno come applicazione l'individuazione di particolari molecole, possono essere legate ad esempio a una patologia, questo studio può avvenire in due modi, da un punto di vista teorico, computazionale, vedete qui sulla sinistra la pipeline che porta alla validazione teorica di particolari strutture, quindi in silico, e poi anche le misure che possono portare poi alla validazione sperimentale dello stesso tipo di sensori. Le applicazioni sono tantissime, sono fotovoltaico, sono memorie ottiche, celle a idrogeno, ce ne sono veramente tante, ovviamente la rivelazione di tossine nell'ambiente, nel cibo e così via. Quindi sia da un punto di vista computazionale teorico, sia dal punto di vista sperimentale. Attività di ricerca sul particolato atmosferico. Qui vediamo alcune tecniche, sia la raccolta a terra del particolato per andare a studiare il contenuto in spore, in virus, soprattutto in batteri, in plancton e così via, ma vediamo qui in alto a destra anche lo studio del particolato tramite il sistema LIDAR. Il LIDAR è un sistema basato su un laser che è diretto verso l'alto, quindi lungo una colonna atmosferica, e in base alle riflessioni del laser raccolte tramite un sistema telescopico si possono evincere e caratterizzare le proprietà della colonna atmosferica al di sopra del LIDAR stesso.
In basso a destra vedete l'ultima acquisizione del gruppo, è un dirigibile aerostatico frenato che serve per andare a raccogliere o analizzare i campioni di particolato in loco, quindi a una certa altezza. Cos'altro? Questa è la parte che mi è più di interesse perché me ne occupo personalmente, quindi sono tecniche di imaging per la diagnostica medica. Mi occupo di realizzare sistemi di computer assisted detection che lavorino nelle immagini, non solo in immagini ma soprattutto in immagini di tipo diagnostico, quindi TAC, risonanza magnetica, ecografia e così via. I sistemi dovrebbero essere un supporto per il medico nella interpretazione dei dati, quindi individuare patologie, distinguere patologie e così via. Si basano su tecniche di analisi di immagine e su intelligenza artificiale. Vedete qui in basso a destra un neurone naturale e un neurone artificiale, quindi quanto si può fare computazionalmente partendo da un modello di neurone e poi creando delle reti come queste che vedete qui a sinistra. Alcuni esempi al volo, due esempi al volo, qui in alto l'individuazione automatica di un tumore al cervello nelle immagini di risonanza magnetica e qui a sinistra discriminazione tra diversi tipi di tumore al seno, fatta anche questa in risonanza magnetica. Ancora, questo è un materiale a TO2, un materiale estremamente interessante, abbastanza nuovo, sicuramente innovativo per tutte le applicazioni che sta trovando. Trova applicazioni in celle solari, nelle batterie agli ioni di litio, nei coloranti, vi sono veramente tantissime applicazioni. Vedete qui sotto in maniera pittorica indicate alcune applicazioni di questo materiale. E la cosa bella è che nel laboratorio in cui si producono i film di TO2 è stato realizzato un sistema che è basato sulla pulsed laser deposition, quindi deposizione tramite laser su target, su bersagli, in cui tutta la procedura è fatta all'interno dello stesso macchinario, quindi sia la parte di crescita del substrato sia la parte di doping, la parte in cui è inviato, appunto, sono inviati gli ioni di interesse sul target. Dal punto di vista della ricerca ci sarebbe tant'altro da dire, ma mi fermo qui, altrimenti è soltanto veramente un elenco di tante cose, ma vi do qualche idea sui corsi nel curriculum. Quindi il corso di fisica medica e radioprotezione parla di radiazioni ionizzanti e quindi di radioprotezione. All'interno si parla di acceleratori di particelle, interazione radiazione materia, di radioterapia, estremamente importante. Tecniche di diagnostica del patrimonio culturale e ambientale, evidentemente legato ai beni culturali, quindi tutte quelle attività che si occupano di analizzare con fasci di particelle beni culturali per la diagnostica dei beni stessi, quindi lo stato del bene, le caratteristiche, l'origine dei materiali che lo formano e così via. Spettrometria di massa e tecniche nucleari di analisi, anche queste sono attività essenzialmente laboratoriali, tramite acceleratori per analisi di materiali in generale e per la datazione. Questo è il mio corso, tecniche di imaging per la diagnostica medica, io parlo di fisica delle tecniche di imaging, quindi TAC, risonanza magnetica e così via, e di intelligenza artificiale, è un corso essenzialmente pratico con applicazioni in MATLAB. Laboratorio di elettronica, ultimo ma non per importanza, si parla di trasduttori, di circuiti analogici di elaborazione del segnale, conversione analogico-digitale e digitale-analogica e anche di spettroscopia, c'è una parte di ottica. Si lavora in laboratorio essenzialmente con circuiti, con amplificatori operazionali, con moltissime esperienze di laboratorio. Quindi io ho terminato, tolgo la condivisione, naturalmente per ogni ulteriore domanda, per ogni curiosità, potete ovviamente rivolgervi o a me o ai colleghi che si occupano più in particolare delle varie tecniche. Vi ringrazio. Mando ancora sul video la slide con i contatti in modo che possiate un attimo e eventualmente contattare gli speaker di questo evento per informazioni, per domande. E comunque abbiamo ancora qualche minuto, se siete interessati a fare delle domande al momento potete scriverlo nella chat. Ecco, questi sono i contatti. E non riesco a vedere la chat, quindi eventualmente se qualcuno di voi scrive nella chat chiedo a Daniela di comunicarlo. E intanto, prima di lasciare il team, vi chiedo cortesemente di compilare il form di presenza
E se non ci sono domande, se non ci sono curiosità, se non ci sono interventi, vi salutiamo e speriamo insomma di vedervi come studenti nella nostra laurea magistrale.